Edoardo Leo, il famoso attore romano per eccellenza, è stato ospite oggi di domenica in 27 febbraio 2022. L'attore regista fa sapere che c'era il documentario su Gigi Proietti che sognava che Gigi lo vedesse, ovviamente quando era in vita, era il documentario su di lui e ha disvelato le parole che Gigi Proietti gli disse. Quando gli ho chiesto mi ha detto un documentario su di me e perché? Era un esempio per tutti noi, avrebbe detto Edoardo Leo, che ci chiamiamo colleghi, ma quando guardavamo lui lo potevamo solo ammirare, pensava di non meritarlo, e mi ha detto cominciamo e poi vediamo, non credo di avere la tempra del divo. Lui non era solo un comico, ha aperto i teatri, ha fatto entrare gratis tutti gli studenti. Vedere la gente che ride e si emoziona guardando i film di lui è bellissimo da una parte, ma dall'altra mi dispiace perché avrei voluto che lui lo guardasse. Così poi ha terminato di dire il buon Edoardo Leo, attore romano di fama internazionale oltre che nazionale. Vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti, una buona sera a voi da parte di Reando, il narratore italiano di YouTube Italia. E specifico che questo video di oggi non vuole ledere la privacy di Edoardo Leo né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani, nasce solo per questo motivo, non per altre ragioni. Tanti auguri di buona vita al buon Edoardo Leo, Leandro è tutto.